Generare idee, essere creativi. È una roba particolarmente difficile da fare. Come funziona? Devi girarti nel letto e aspettare che ti colpisca l'idea geniale oppure puoi fare attivamente qualcosa? Diciamo che se ne può discutere. C'è gente tipo Hayao Miyazaki che passeggia e guarda nel vuoto finché non lo colpisce l'idea del secolo. E diciamo che per lui sembra funzionare abbastanza bene. Nel mio caso però non avevo molta scelta. Ero 2 settimane indietro con Inktober e dovevo trovare alla svelta un modo per finirlo. Non avevo tempo di aspettare l'idea geniale, dovevo mettermi al lavoro. Anzitutto procedere alla maniera regolare, come ho fatto prima, cioè facendo i disegni uno a uno, non era più un'opzione. Avrei pubblicato sto video probabilmente a Natale. Per cui con questo video voglio farti vedere il processo di come ho generato idee per tutti i 16 temi di Inktober che mi mancavano, per metterli tutti in un'unica illustrazione. Allora, anzitutto, anche se sembra banale, perché una sola illustrazione? Il punto principale è che si possono dettagliare molto meno gli oggetti, perché alla fine, mettendoli tutti insieme, è molto più importante l'impatto complessivo piuttosto che i dettagli del singolo. E poi c'è anche la questione che devi fare un solo render finale invece che doverli renderizzare uno a uno. Ora, per l'idea di base, parto sempre facendomi ispirare da un artista che voglio imitare in quel momento. Per le scorse settimane di Inktober c'era Tim McBurney. Ma le ispirazioni vanno e vengono, quindi questa volta la mia scelta è ricaduta su Devi Nail Kurz, che è un'illustratrice fenomenale. Andare lì a scrollare sul suo profilo Instagram mi dà un'idea di che tipo di stile voglio adottare, e quindi questo mi dà degli indizi su come poi impostare il processo. Quindi che faccio? Inizio a disegnare in line art e poi lo riempio con i colori, oppure inizio direttamente a dipingere, per esempio. Per il soggetto, quindi per il contenuto effettivo dell'illustrazione, mi serviva qualcosa che potesse rappresentare con chiarezza 16 oggetti diversi. Stando lì a riflettere un po' e scrollando su Pinterest o Instagram, sono uscito fuori con 3 opzioni. Una era un mercante di beni generali a cui attaccare un po' tutti gli oggetti, tipo quelli che vendono le cose in spiaggia, oppure una vending machine, quindi un distributore automatico, o ancora una vetrina di un negozio. Ho scelto la vetrina del negozio perché sostanzialmente ha più spazio e quindi mi dava modo di far vedere gli oggetti con più chiarezza. Dopodiché, per semplificarti la vita e allo stesso tempo rendere la tua illustrazione più interessante, restringi il campo. Paradossalmente avere meno opzioni garantisce più creatività. Cioè, pensa, è molto più veloce inventare qualcosa se ti dico inventa dei mobili fatti di piante, piuttosto che inventati qualcosa. Avere un tema specifico ti attiva meglio il cervello e non ti fa paralizzare davanti al foglio bianco. Quello che ho scelto io, visto che era Halloween, che al tempo era in tema, è negozio di magia oscura. Quindi, una volta che hai scelto che tipo di illustrazione vuoi fare, che hai ristretto il campo, vai a crearti una mood board. Che cos'è una mood board? Sarebbe una bacheca piena di immagini che sostanzialmente ti indicano come sarà fatta la tua immagine finale, che sia per mood, per idee generali oppure per dettagli specifici. Io ti consiglio di crearla su Pinterest, che se sei un artista probabilmente già conosci. Se non lo conosci, non so che stai aspettando, vattelo a vedere. Perché Pinterest è fantastico, ha un motore di ricerca che ti raccomanda delle immagini in base a quelle che stavi già cercando, e una volta creata una bacheca ti propone nuove idee che puoi sostanzialmente espandere all'infinito, quindi è una fonte infinita di idee Pinterest, tutte organizzate. L'unico problema che può crearsi, e che si crea spesso effettivamente, è che ci passi troppo tempo. Quindi ho creato una bacheca e ho iniziato a cercare degli oggetti che potresti trovare in un negozio di magia oscura. Mi sono soffermato più su oggetti che fossero curiosi o simpatici piuttosto che propriamente horror. Ho immaginato più un negozio che potresti trovare tipo in Harry Potter. Perfetto, una volta che è stato stabilito il tema generale, si possono andare a progettare i singoli oggetti. Step 1. Guarda il muro e pensa. Dai al tuo cervello qualche minuto per pensare senza stimoli esterni. Fidati del fatto che la tua libreria interna è più vasta di quanto pensi. Step 2. Cerca ispirazione sulla bacheca. La bacheca è uno strumento potentissimo, continua a scorrere e a pensare, quindi collega le immagini che ci sono nella bacheca e anche le immagini che ci sono sulla bacheca e quelle che hai in testa. Step 3. Scrivi, quindi proprio con le parole, tutte le idee che ti vengono in mente, anche quelle più banali, quelle più stupide. E se vuoi puoi anche farci un piccolo sketch accanto, io in questo caso l'ho fatto. Probabilmente questo è lo step più importante perché distrugge il vincolo del perfezionismo e permette alla tua testa di pensare più liberamente. Poi consiglio, un altro dei motivi per cui stai scrivendo l'idea che ti viene in mente è avere un altro indizio su quanto sia interessante l'idea, cioè spesso le idee interessanti lo sono anche al semplice leggerle. Certo, un bravo disegnatore sarà in grado di rendere interessante anche un'idea abbastanza banale, però partire da un'idea forte di fondo, diciamo che ti dà un grosso vantaggio. E poi non andare a cercare cose troppo complicate, che spesso alla fine la semplicità in realtà è la meglio. Step 4. Sforzati di trovare almeno 3 idee. E a meno che tu non abbia già un'idea particolare in testa che ti piace parecchio, perché spesso le prime idee che metti sul foglio sono le più banali. Di solito più ne hai e meglio è, anche se poi devi fare i conti con i limiti di tempo. Dopodiché si selezionano le idee migliori, e a questo punto quello che puoi fare è continuare a generare idee, sempre trovarne di nuove,
oppure prendere le migliori e generare variazioni di queste ultime. Questa è una cosa molto importante, specialmente quando fai concept art o vuoi trovare un design specifico, magari ti serve per un progetto importante, però io in questo caso non avevo tempo di farlo, per cui sono direttamente passato avanti. Quindi andiamo a vedere in pratica che mi sono inventato. 15. Armadillo. Non mi è venuto molto in mente per armadillo, diciamo che avevo solo pensato di inserire il suo teschio in un'ampolla. Pinterest poi mi ha dato l'idea di un teschio portato in giro da un demone, ma il fatto è che pensavo che il teschio dell'armadillo si potesse non riconoscere troppo bene, quindi ho deciso di metterci dentro un cucciolo che sostanzialmente ho cercato su Pinterest. Ho visto che tende ad arricciarsi e ad assumere la forma praticamente di una palla, quindi ho reso pure l'ampolla tondeggiante. Questo poi invece è semplicemente un armadillo in uno scatolone, però non mi piaceva molto come idea. Avrei potuto andare avanti a cercare idee, perché alla fine nessuna di queste mi emozionava particolarmente, però ero all'inizio, avevo ansia, sostanzialmente giustificata, che non avrei fatto in tempo, per cui ho scelto l'ampolla e sono andato avanti. 16. Fall, pollame. Allora, per questo qui non ho dovuto neanche guardare troppo la mia bacheca, per qualche motivo sono uscite subito fuori diverse idee. Nota come la prima, cioè il ciondolo, sia sostanzialmente la più banale. Dopodiché ho pensato a un libro di ricette rivoltanti, tipo quelle che hanno le streghe. Poi ho riproposto nuovamente il teschio col demone dentro. E poi questo qui, che mi piace un sacco, che è praticamente una gabbia con dentro sto pollo con tre teste di tentacoli, che mi sembra faccia tanto Futurama. Solo che poi è stato surclassato dall'idea seguente, cioè chi non vorrebbe un cappello che ha sulla punta una testa di pollo viva? Si chiama cappollo ed è sicuramente l'invenzione che mi farà diventare ricco. Allora, qui ci ho messo tanti occhi, però volevo onorare anche l'altra aberrazione in gabbia, per cui nel design finale ci ho messo un'altra testa invece che gli occhi, anche se poi non sono sicurissimo, fammi sapere pure tu che ne pensi. Ah, e poi qui mi era venuta in mente una specie di trappola per orsi al posto del becco del pollo. In realtà sapevo già che non l'avrei scelta, però l'ho messa comunque sul foglio, non si sa mai. 17. Salti, salato. Proprio non mi veniva in mente niente per questa, cioè salato, che te faccio di salato? Tipo un cibo oppure del sale? Boh, non sapevo bene come collegarlo alla magia nera, toh. Per cui ho pensato a una clessidra in cui sopra ci va il sale e sotto una lumaca. Mo, per chi non lo sapesse, se una lumaca viene a contatto col sale, sostanzialmente si squaglia. Infatti in mezzo c'è una specie di linguetta che fa sostanzialmente da sicura per quando si vuole far cadere il sale. In pratica è una specie di giocattolo monouso per bambini deviati. Poi mi sono super sforzato di tirar fuori qualcos'altro e sono uscite fuori queste due boccette di sale e zucchero che hanno mani e piedi e che giocano a scambiarsi l'etichetta in pratica. Per questa qui sostanzialmente ho cercato nella mia testa e mi ha ispirato la zuccherera magica che c'ha Mago Merlino nella Spada nella Roccia. So simpatici, eh? Però alla fine ho preferito la clessidra, perché alla fine capire cosa fa potrebbe essere una specie di piccolo enigma per chi osserva attentamente l'illustrazione. Poi 18, scrape, che significa raschiare, grattare. Ora, per questa qui c'avevo già un'idea pronta nel cervello che mi piaceva molto, e cioè una mano demoniaca che praticamente è stata chiusa dentro un barattolo e per conseguenza si dimena in continuazione graffiando tutte le pareti del barattolo. Quindi ho solo dovuto cercare un design che mi ispirasse e ho trovato questo qui che c'ha una specie di bocca al centro. Per questa qui non ho cercato idee ulteriori, anche se prima ho detto di cercarne almeno tre, perché l'idea che avevo già mi piaceva e quindi ho deciso di risparmiare tempo per questa qua e dedicarlo invece ad altre idee. 19. Ponytail, coda di cavallo. Allora, l'idea iniziale era la coda di un unicorno, quindi una roba tutta arcobaleno. Ci ho pensato perché poteva essere macabra l'idea che l'avessero strappata direttamente a un unicorno. Il problema è che guardando solamente l'immagine non penso che si sarebbe capito bene, sarebbe sembrata solo una coda colorata. E questo è un altro punto importante, cioè tra tutte le idee che ho tirato fuori ho sempre preferito quelle visivamente più chiare, cioè che avessero un impatto visivo più immediato. Quando guardi gli oggetti dovrebbero anzitutto interessarti e poi dovrebbero anche farti capire più o meno all'istante di che cosa si tratta. Per cui, seguendo questo ragionamento, ho pensato a una testa con una coda di cavallo, che già è meglio. Poi l'ho messa in una bottiglia, che mi pare che per un negozio di magia nera qualsiasi cosa messo in bottiglia vada bene. Se invece di una testa fosse solamente una parrucca, e in particolare una parrucca che puoi metterti e però non puoi più toglierti. L'idea mi è venuta da un episodio che ho visto da piccolo di Piccoli Brividi, in cui c'è uno che si mette sta maschera e poi non va più via. E l'idea mi è piaciuta molto, fantastica. Il problema è che non si vede, cioè non è visivamente chiara questa cosa. Come fai a far capire che la parrucca poi non si stacca? Ed è a quel punto che mi è venuta in mente la parrucca di Medusa, che non sono i capelli classici di Medusa che sono sciolti, ma sono raccolti in una coda, che però è fatta di tutta una serie di serpenti che ho immaginato fedeli al proprietario, quindi ti forniscono protezione, almeno fin quando non cerchi di toglierla. Ora, il concetto rimane, cioè nel senso non si capisce che la parrucca non si riesce a togliere, però almeno è visivamente interessante, cioè si capisce che è una parrucca con dei serpenti, quindi si capisce che è la parrucca di Medusa. L'idea mi è piaciuta, quindi sono passato al prossimo. 20. Bluff. Ora, per questo l'idea era: fai un qualche oggetto che non è effettivamente quello che sembra di essere. Ovviamente la prima cosa che mi è venuta in mente è stata il poker, quindi un mazzo stregato. Il problema è che era difficile far capire che era stregato e soprattutto l'idea era un pochetto banale. Dopodiché c'è l'adorabile peluche, cioè un tenero orsacchiotto da cui però
gola e senza demoniaca, tipo dalla bocca o dal collo. Poteva essere sangue, però volevo che fosse più curioso piuttosto che spaventoso. A seguire abbiamo una mela cosparsa di occhi. Mo' puoi pensare, ma che bluff è se si vedono tutti sti occhi? Cioè, qualsiasi creatura sia che si sta camuffando non è molto brava. Giusto, è vero, però il discorso di prima si ripete. Ho preferito molto di più l'impatto visivo piuttosto che la coerenza. Dopodiché ho fatto un baule del tesoro, piuttosto ambiguo, che è palesemente ispirato ai mimic di Dark Souls. Non male, però niente di che. E poi infine un cespuglio decorativo con all'interno degli occhi rossi che stanno lì a fissarti. Ora, questo tema è stato interessante perché ci ho messo un po' a prendere una decisione, non ero sicuro, ma alla fine ho optato per l'adorabile peluche che se l'è combattuta con la mela occhiuta. E qui c'è un motivo per cui ho scelto il peluche, che costituisce un altro consiglio. Per tirar fuori idee interessanti, cerca sempre il contrasto. In questo caso è tra tenero e spaventoso. Che ne so, altre cose del genere potrebbero essere natura e tecnologia, tipo un computer fatto di rami e foglie, oppure fatto di parti umane, oppure che ne so, un contrasto tra luce e ombra, oppure un robot che prova emozioni, oppure pensa che ne so, ecco, uno zombie. Lo zombie è l'esempio perfetto di contrasto tra la vita e la morte, per questo che ci piace così tanto. 21. Bad dog, cane cattivo. Ho detto, pensa che bello, un cestino a cui lanci le cose e quello le divora, praticamente un cane normale. Questa è stata la mia prima idea. E un cane cestino a cui praticamente ho aggiunto altre due teste per farlo sembrare Cerbero. Poi una testa satanica di Chihuahua. Il Chihuahua è palesemente il cane del male, quindi ho detto boh, magari ci faccio un ciondolo o qualcosa del genere. Poi il solito teschio che cammina, non manca mai. E poi un peluche di cane, che devo dire mi piace molto. L'idea per questo mi è venuta da Kameka Kill, che è un anime in cui ci sta un personaggio che praticamente ha questo piccolo peluche di cane che poi si trasforma in un'aberrazione. E ne ho fatto due versioni, una normale, classica, anche se con due occhi, cioè con quattro occhi in totale, e poi l'altra in versione hot dog. Dopodiché, pensando ai cani, mi è venuta in mente la scritta "Attento al cane", che sta davanti alle porte di casa. Per cui ho detto, perché non mettere direttamente la testa di un cane rabbioso sulla porta? Questa è stata l'idea che alla fine ho scelto, a cui ho aggiunto però altre due teste per mantenerla un po' simile a Cerbero e comunque per renderla un po' più particolare. E poi nella versione definitiva ci ho anche messo una maniglia direttamente sotto le teste, così che diventi particolarmente complicato bussare. E però ho scelto anche perché avevo bisogno di qualche oggetto che fosse grande, non solo di quelli piccoli, perché alla fine nell'illustrazione avrei voluto avere un insieme di oggetti grandi, medi e piccoli. 22. Heist, rapina. Come te la rappresenti una rapina non era facile da fare come cosa, quindi ho cambiato punto di vista e ho deciso di pensare che oggetti potrebbero esserti utili per fare una rapina. Potrebbe servirti ad esempio una chiave che apre tutte le porte, che però vuole sempre la sua parte e non è interessato tanto al denaro quanto alla tua anima. Oppure un sacco in cui poter mettere infinita roba, tipo la tasca di Doraemon. L'idea è interessante, però pure questo non è comprensibile dalla sola immagine, sembra solamente un sacco. Oppure una maschera, io ne ho tirate fuori due versioni, ma alla fine ho deciso di usare quella della casa di carta, perché si collegava immediatamente al concetto di rapina e poi è abbastanza brutta da poter star bene nel contesto. 23. Booger, caccola. Allora, non volevo mettere così a casaccio una caccola in mezzo all'immagine, anche se comunque mi sono segnato l'idea. Ho pensato un po' e ho tirato fuori questo naso distributore, che è tipo il sapone al bagno. In realtà non gli ho trovato un uso pratico, cioè nel senso, difficilmente puoi lavarti le mani col mocciolo, però poteva essere comunque semplicemente una specie di giocattolo. E da lì ha seguito una creatura naso che praticamente cammina in giro sgocciolando dappertutto. E poi c'è questa che è stata l'idea finale, cioè una pistola sparamocciolo. E l'idea mi è piaciuta all'istante perché svolge per bene la sua funzione di pistola, cioè vuoi decisamente evitare i suoi proiettili, però non muore nessuno, quindi è ottima come giocattolo per bambini. 24. Fata. Per questo qui avevo un'idea già pronta, cioè mettere una fata all'interno di una lanterna per produrre luce sostanzialmente, quindi sfruttare l'energia della fata per produrre luce, che fa molto negozio di magia nera. Poi c'è questa zanzara coi denti che sinceramente non so bene cosa sia. E poi ho pensato che piuttosto che usare la fata per emettere luce, conviene utilizzarla per produrre magia. Quindi ho detto, anziché una lanterna, mettiamola dentro uno scettro, tipo un bastone magico, che praticamente consuma l'energia della fata per produrre magie. Se non sbaglio c'è una cosa del genere in una puntata dei Fantagenitori, anche se non riesco bene a ricordare che puntata fosse. 25. Tempting, che significa allettante o seducente. Allora, anche questo è stato un tema interessante perché mi sono venute più idee di quanto pensassi. Allora, la prima cosa che mi ha dato il mio cervello è stata l'anello del Signore degli Anelli. Non particolarmente creativo, però in tema sia con l'illustrazione che col tema del giorno. Altra cosa seducente, idea che mi ha stuzzicato subito, è stata quella della sirena. Per cui subito, sirena in bottiglia, o meglio, testa di sirena in bottiglia. Stavo in fissa coi barattoli. Quello è vero che come fai a capire che è una sirena senza metterci la coda? Ora, non l'ho scelto come tema, ma se l'avessi scelto probabilmente avrei inserito una serie di decorazioni sul barattolo per far capire che era una sirena, quindi decorazioni marine oppure la coda di sirena da qualche parte. Comunque ho pensato, il punto della sirena è il suono che produce, quindi ho pensato
perché non farne un carry-on, un bello oggetto che c'entra col tema e puoi rappresentare poi la sirena effettivamente. L'ho immaginato come un oggetto che crea un suono talmente bello da creare dipendenza e che rende tutti gli altri suoni sostanzialmente inascoltabili. Un'altra cosa che mi è venuta in mente che potesse tentare è un pasticcino, anche se non mi veniva in mente molto per renderlo più particolare di un banale pasticcino, quindi l'ho scartato. Un'altra cosa a cui ho pensato sono delle gambe stupende, con sopra un lenzuolo però che nasconde un qualcosa che non si sa. Questo non era male, secondo me era il giusto equilibrio tra seducente e misterioso inquietante, però comunque alla fine ho preferito il carry-on. Anche per il carry-on non riesci a capire quale sia la storia dietro, però in questo caso ho semplicemente preferito l'aspetto visivo. 26. Ego. Ora, ego è stato un tema interessante perché mi stuzzicava molto come idea, il problema è che non riuscivo a trovare idee, per cui mi sono messo semplicemente a cercare su Pinterest finché non ho trovato questa immagine qui e ho pensato... Cavolo, perché non ci ho pensato? Effettivamente sì, uno specchio è perfetto. Allora, per renderlo più interessante, anzitutto l'ho reso nero, quindi non il semplice specchio riflettente, e poi ci ho messo anche un'ombra distorta all'interno. Ho immaginato che quest'ombra potesse modellarsi facendoti vedere una versione migliore di te, una versione che ha tutto, e che sostanzialmente ti seduce portandoti a essere disposto a fare di tutto per raggiungere quello che vuoi. Quindi praticamente crea dipendenza... E il suo scopo è distruggerti la vita pian piano mentre sembra che te la stia migliorando. Ne ho fatto sia una versione piccola che una grande, per poi scegliere alla fine quella grande per avere qualche altro oggetto grosso oltre la porta. 27. Snack. Per snack abbiamo una barretta di cioccolato coi denti, un piatto pieno di biscotti coi denti, quindi alzi il coperchio e scopri se tu a mangiare loro o se sono loro che mangiano te. Questi biscotti sono stati ispirati da queste uova che ho trovato su Pinterest e che ho adorato. Poi un'iterazione del precedente, dei biscotti ragno, che rischi di non mangiare perché scappano via da tutte le parti, però allo stesso tempo si riproducono molto velocemente, quindi se li tieni tutti nello stesso posto ti ritrovi con un piatto pieno di biscotti. E se li perdi in giro per casa c'hai biscotti ovunque. Ah, il motivo per cui invento tutte storie per gli oggetti, oltre al fatto che le posso dire qua su YouTube, è che inventare una storia, avere in mente la storia dell'oggetto, fa sì che sia più facile renderlo interessante e ben caratterizzato. Poi abbiamo l'ennesimo barattolo con dentro dei biscotti tristi, perché sanno che verranno mangiati. Poi un pacchetto di patatine pipistrello. Queste sono da mangiare prima che volino via. E poi altra iterazione, pacchetto di patatine fantasma. Queste lo immaginate che spariscono dopo 5 secondi che le mangiate, quindi non saziano e però allo stesso tempo non ingrassano. Alla fine ho scelto i biscotti coi denti perché mi piacevano troppo. E potevo farli simili a questo qua che ho trovato, però li volevo, ripeto, più simpatici piuttosto che inquietanti. Quindi mi sono attenuto allo stile simile a quello delle uova. 28. Campeggio. Mo, sembra che abbia creato molte idee diverse per questo tema, però in realtà sto sempre all'incirca la stessa cosa, cioè praticamente un piccolo campeggio infestato in miniatura, in diverse salse. Considerate che ho creato tutte le idee in un giorno, quindi a questo punto la mia energia creativa era agli sgoccioli. Quindi ho preso il piccolo campeggio e l'ho messo dentro una palla di vetro. L'idea era di poterlo utilizzare anche come punto di luce all'interno dell'illustrazione. 29. Per questa qui ho pensato a un barattolo, incredibile, che si è rovesciato ed era pieno di piccole mani demoniache, che sono simili a quelle del barattolo la mano dentro che graffia, e l'effetto oh si sarebbe ottenuto sostanzialmente accostando queste manine a quella più grande e immaginando i danni che potevano fare una volta cresciute. L'altra idea era quella di far intravedere dietro i prodotti il venditore del negozio, che sarebbe stato una specie di creatura non bella. Oppure, visto che avevo deciso di inserire dei personaggi che guardano la vetrina, fare una serie di artigli che stanno per catturarli a loro insaputa. Però alla fine ho ripreso l'idea iniziale, quindi facendo una bottiglia con scritto non aprire, rotta per terra però, con una mano che spunta oppure con un fumo che rivela una specie di volto di demone. Ho optato per il volto di demone perché alla fine una mano già c'era e questa qui mi sembrava anche una delle opzioni più chiare, nonché una delle più semplici da fare perché mo siamo alla 29esima, per cui mi ero ormai reso conto della quantità incredibile di lavoro che avrei dovuto fare. Quindi ho preferito semplificarmi un pochetto la vita. 30. Gear. Ingranaggio. A questo punto stavo morendo, quindi mi sono molto affidato a Pinterest. Ho trovato un orologio ragno che mi pareva una bella idea, però mi sembrava un po' tedioso da stare là a disegnare per tutte le componenti meccaniche. E poi anche questa orrenda testa di bambino, che è sempre mossa da un corpo di ragno meccanico, però l'ho scartata subito dopo aver fatto lo sketch perché mi sembrava un po' troppo horror rispetto al resto, eppure veramente brutta. Poi, anche se il mio cervello era praticamente consumato a sto punto, qualcosa ancora me la tirava fuori, quindi mi è venuta in mente Orianna di League of Legends, che sarebbe una ragazza meccanica. Ho deciso di prendere la sua testa e metterla su una piattaforma. L'ho immaginata tipo quelle macchine che ti mettono nelle sale giochi per leggerti il futuro. L'ho fatta che dorme, quindi spenta, diciamo, ma che si attiva se le dai la carica con la chiave. E infine Farm, fattoria. Ho pensato, ispirandomi a un'immagine di Pinterest, a un libro da cui escono mondi reali, una fattoria in questo caso, oppure una finestra dimensionale che dà appunto su una fattoria. Questa era la mia idea preferita, penso,
Però una volta che mi sono messo a fare gli sketch per tutti gli oggetti, mi sono spaventato da quanto lavoro c'era da fare, quindi ho detto no, semplifichiamoci la vita e facciamo semplicemente una banalissima zucca. Ok, ora che abbiamo generato delle idee e selezionato le migliori, andiamo a vedere rapidamente il processo di creazione dell'illustrazione finale. Ve lo dico, una volta generate le idee, la prima cosa che ho fatto è andare a dormire, che stavo distrutto. Tirar fuori le idee richiede molta energia, quindi se state creando per qualche progetto importante, il consiglio principale è dormirci sopra e ritornarci poi a mente fresca, o comunque fare delle pause. Allora, adesso il processo io ve lo suddivido in fasi, ma la verità è che per questo tipo di illustrazioni non ho un processo specifico. Io di solito disegno personaggi, non roba piena di oggetti. Quindi diciamo che ho fatto un po' tutto insieme cercando di tirar fuori qualcosa di decente. Fase 1, composizione. Questa è l'unica fase effettivamente separata dalle altre e consiste semplicemente nell'organizzare gli oggetti e metterli al posto giusto. Quindi quello che ho fatto è sketchare i vari oggetti, concentrandomi principalmente sulla grandezza e le proporzioni tra di loro, piuttosto che sui dettagli e sulle caratteristiche dei singoli oggetti. Perché mi serviva appunto capire quanto erano grandi, capire quanto spazio occupavano per impostarli per bene nella vetrina. Ho provato due tipi di composizioni. Una più classica con gli oggetti ammassati al centro e una più particolare, diciamo più disordinata, che ho preferito appunto perché era più strana. A posteriori devo dire che non mi dispiace neanche la composizione più classica, però insomma ho scelto quella disordinata. E in entrambi i casi comunque avevo deciso di prendere gli oggetti grandi, quindi porta e specchio, e metterli ai lati per incorniciare la composizione. Poi ho abbozzato i tre personaggi sul davanti. Ho deciso di fare tre bambini che ad Halloween trovano questo negozio e si fermano incuriositi a guardare la vetrina. Questi tre servono per dare un po' di storia all'illustrazione, che altrimenti sarebbe semplicemente un ammasso di roba tutta insieme. Quindi ti spiega un po' che cosa sta succedendo. E danno anche una chiave di lettura un po' all'immagine, cioè nel senso dovresti guardare questa vetrina come farebbero dei bambini incuriositi che ci capitano per caso. Chiaramente poi il guardarlo incuriositi dipende dall'artista, cioè dipenderebbe da me che faccio gli oggetti. Se crei qualcosa di interessante la gente lo guarda incuriosita, altrimenti no. Questa fase ha impiegato 3 ore. Poi, definizione del line art. Allora, sta parte è stata particolarmente tediosa perché per sbrigarmi ho un po' mischiato insieme la fase di sketch e la fase di line art. Quindi cercavo di caratterizzare gli oggetti, quindi definire il design nel frattempo che pulivo il line art. Per cui è stato un po' un calvario. E ci ho messo 4 ore e mezza. Poi, colori, luci, ombre, effetti. Metto questi tutti insieme, più che altro per onestà, perché praticamente li ho amalgamati tutti quanti ed è stato un caos totale. Cioè, se guardate i miei livelli di Procreate, ci sta un casino allucinante. Mettevo cose sopra, sotto, due livelli che svolgevano la stessa funzione, un casino. Allora, non vado nel dettaglio di tutti i problemi che ho avuto durante la creazione dell'immagine, perché non rientra nello scopo di questo video. Però direi che le due cose principali sono state la scelta dei colori piatti, è un problema che ho avuto per tutto Inktober, devo semplicemente abituarmi all'utilizzo dei colori e alla loro amalgamazione, e poi il fatto che non ho scelto una direzione precisa delle luci, cioè avevo in mente che arrivassero genericamente dall'alto, ma non mi sono mai preso del tempo per decidere, ok, la luce arriva da qua e da qua. L'ho fatta sempre un pochetto a intuito e sta cosa mi ha creato ogni volta problemi sul dove inserire le ombre in ogni oggetto sostanzialmente. E questi problemi sono stati fomentati dal fatto che la mia motivazione continuava a scendere man mano che il tempo andava avanti, perché era decisamente ambiziosa come illustrazione e vabbè che potevo aspettarmi facendo 16 temi di Inktober tutti insieme. Però ero stanchissimo, sempre più stanco, sapevo che non mi sarei arreso, ma comunque questo non mi impediva di procrastinare. Dopodiché dietro gli oggetti volevo che si intravedesse un po' dell'interno del negozio di magia per dare un po' più di profondità. Ora, quello che potevo fare era dipingere a mano, impiegando chissà quanto altro tempo, metterci una foto, oppure quello che ho fatto è chiedere all'intelligenza artificiale. Quindi sono andato su Wombo Dream e ho chiesto un po' di interno di negozio di magia oscura. Ho selezionato questo, l'ho ruotato e modificato per adattarlo alla dimensione della vetrina e soprattutto l'ho sfocata perché altrimenti avrebbe preso il sopravvento dell'immagine. Invece bisogna assicurarsi che non facciano questo, ma invece siano solamente un supporto per tutto il resto dell'immagine. Questo non succede se il tuo stile di disegno è fotorealistico, quindi puoi sbizzarrirti come ti pare, ma io che ho fatto cose con linee e colori piatti, non potevo metterci una cosa che sembrasse una fotografia dietro. Non ve lo sto neanche a dire, tutto questo processo è durato un'eternità, circa 15 ore. Ero stanco, regà, ero stanco. E poi verso la fine, con tutto renderizzato, con luci, ombre, colori bilanciati, con io che stavo là a chiedermi chi mi dava la forza per andare avanti, guardo l'immagine e mi rendo conto che mancavano due oggetti, rapina e caccola. Per qualche ragione mi ero dimenticato di inserirle tra gli oggetti in fase di sketch. Dopo qualche bestemmia ho detto al diavolo, li lascio là, li abbandono per sempre, chi se ne frega. E invece niente, alla fine a quanto pare sono masochista, ho
ho deciso di farli e metterceli comunque. Ho detto, ho fatto 30, a sto punto facciamo 31. Però la cosa bella è stata che, visto che l'illustrazione era completa, luci ombre erano già messe, i colori erano già bilanciati, ci ho messo abbastanza poco a inserire questi due oggetti, anche se dovevo farli da zero. Tipo 20 minuti al massimo ci avrò messo, quindi mi sono sentito molto soddisfatto, sia per averli messi e non essermi arreso, e sia per aver finalmente finito. Quindi questo è il risultato finale, anche se potrei passare mezz'ora a dirti errori e cose che non mi piacciono, la soddisfazione batte di gran lunga tutto il resto. Fammi sapere che ne pensi, fammi sapere l'idea che ti è piaciuta di più, fammi sapere l'idea che ti è piaciuta di meno, oppure se tu avresti avuto altre idee. Ve lo dico, la parte della scelta delle idee è stata molto divertente, la parte della realizzazione molto faticosa. Ci è voluto un sacco, circa 30 ore, che ok, per un'illustrazione sono tante, però se vai a vedere alla fine sono circa 2 ore a oggetto. Il punto è che è stato lungo per un disegno così fuori dalla mia comfort zone, quindi mi ha fatto perdere interesse abbastanza in fretta, perché alla fine è stata una sfida. Però l'ho finito lo stesso, quindi sono contento, sono soddisfatto, mi sono messo alla prova con qualcosa di nuovo e soprattutto ho finito Inktober, anche se un po' illegalmente. E poi anche questo parte del senso di Inktober, no? Spingersi oltre, fare qualcosa fuori dalla comfort zone, completare qualcosa anche se sei stanco, anche se hai perso la voglia. Che poi non c'è niente di male a non completare Inktober, però resta il fatto che sia molto soddisfacente completarlo, anche se in modo, diciamo, non convenzionale. L'anno prossimo magari cercherò di avvantaggiarmi un po' il lavoro, con l'obiettivo di mantenere dei risultati più costanti durante tutto il mese. Comunque ci saranno altri video sulla creatività, perché è una skill importante che non ho mai allenato attivamente però, ma solo passivamente, quindi prima o poi farò qualcosa. Tra l'altro pensate che all'inizio mi era venuto in mente di fare tutta questa illustrazione con Blender, cioè modellazione 3D praticamente. Il problema è che non so usare Blender, quindi probabilmente ci avrei messo tipo un'infinità di tempo, grazie che non ho scelto di farlo. Però prima o poi vorrò impararlo, devo dire, quindi forse prima o poi mi metterò a creare degli oggetti su Blender per impararlo. Quindi non lo so, mi è venuto in mente che magari un giorno potrei fare una serie di video in cui imparo Blender e magari in cui cerco di ricostruire questa illustrazione qua ma in 3D. Detto ciò, ora posso finalmente tornare a quello che stavo facendo prima, ovvero studiare il corpo umano e in particolare a studiare la testa. Comunque, spero che il video ti sia stato d'aiuto o quantomeno ti abbia intrattenuto. Se è così, lascia un mi piace e iscriviti, e spero di vederti alla prossima. Ciao!